Cari amici bianconeri, ciao da Simone Avzim. Campioni d'inverno in autunno, l'avevate mai visto? Più 7 a Natale, l'avevate mai visto? Primi in campionato, primi in Champions. E vabbè, possiamo continuare così, ma fermiamoci, gustiamocela questa cosa. Sentiamo questo buonissimo sapore di vittoria dopo questa grande vittoria contro la Roma. 1-0 in casa, 25esima vittoria consecutiva allo Juventus Stadium, 6ª vittoria consecutiva in casa contro la Roma, che non vince mai, non vince mai. E, è stata una partita veramente soddisfacente dal mio punto di vista. Abbiamo fatto un grande pressing alto, offensivo, e siamo partiti subito molto aggressivi. Ed era quello che dovevamo fare. Abbiamo dimostrato di voler vincere, abbiamo dimostrato di saper vincere, abbiamo dimostrato di conoscere i nostri meriti, le nostre qualità e la nostra grande forza. Alcuni giocatori hanno brillato. Il gol di Higuain è qualcosa di spettacolare, vale forse da solo il prezzo del biglietto. Ho visto fare gol così, passatemi il termine, goduriosi a pochi calciatori della Juve. Ci metto Del Piero, ci metto Trezeguet, ci metto Pirlo. Higuain è a questi livelli. Poi c'è Daniele Rugani che ha 22 anni e potrebbe insegnare come si difende a calcio a mezza Europa, e ce l'abbiamo noi, teniamocelo stretto. È inutile fare paragoni, è inutile dire che è come Baresi, che è come Scirea, che è come questo. Semplicemente tra 20 anni diremo: questo qui, guarda, assomiglia a Rugani, questo qui è forte come Rugani. È Rugani che diventerà il termine di paragone molto presto. Ma intanto godiamocelo e vediamolo crescere, così come vediamo crescere Sturaro, un giocatore che aveva bisogno di continuità. Max Allegri lo ha capito, lo ha fatto giocare, abbiamo dovuto sopportarlo, tra virgolette, con qualche defiance, con qualche errore soprattutto tecnico che anche Allegri gli contesta in conferenza stampa e nelle interviste, devo dire anche con una certa ironia toscana, che sicuramente anche il giocatore apprezza. Però poi adesso l'abbiamo visto esplodere con una prestazione stratosferica, gli è mancato solo il gol e lo avrebbe meritato. E poi possiamo parlare di Mandzukic, ma lascio fare a voi, perché io su di lui ho perso gli aggettivi, è finito, non ne ho più. E una menzione per Marchisio, non una partita straordinaria come è abituato a farci vedere, ma una partita umana. Lui, che di solito gioca da alieno, ha fatto una partita umana, sbagliando anche qualche passaggio, ma è stato fondamentale anche contro la Roma. E che dire, Rugani in particolare dovrebbe però imparare un pochino di eleganza da Daniele De Rossi e da Rajan Angoran, due giocatori che devo dire hanno uno stile impeccabile. Un Daniele De Rossi che entra su Pjanic a gamba tesa, prende il giallo, magari meriterebbe anche un arancione, poi giustamente protesta perché: ma che gli ho fatto mai? Arbitro, ma non lo sai che lui ha cambiato squadra, stava alla Roma, è venuto alla Juve, ma ti sembra giusto? Beh, il mio fallo è giustificato. Vabbè, adesso ci sto un po' ricamando, ma sapete, siamo abituati a vedere questi atteggiamenti. Purtroppo i giocatori della Roma, i tesserati della Roma, i professionisti della Roma, gli strapagati della Roma, come De Rossi, che guadagna più di qualsiasi altro calciatore italiano da anni, sono abituati a far vedere questi atteggiamenti in campo, come se fossero degli ultras, come se fossero dei tifosi davanti alla televisione, che possono permettersi di dire quello che vogliono. Invece no, puntualmente loro, nonostante siano in campo, nonostante debbano essere degli esempi di sport, di sportività, di calcio e di tanti altri valori di cui ci riempiamo sempre la bocca, soprattutto si riempiono la bocca i giornalisti, le televisioni, che poi difendono la Roma, che poi sperano che la Juve perda perché così il campionato si riapre. Niente, loro che cosa fanno? Protestano, capannelli attorno all'arbitro, De Rossi che reclama un fallo di mano di Lichtsteiner che tocca la palla di ginocchio in area di rigore a un metro da lui, quindi lui ha visto chiaramente che non era fallo di mano, ma lui reclama il fallo di mano. Per non parlare poi di Rudiger e di Nainggolan stesso, che hanno preso un cartellino giallo negli ultimi minuti quando ne potevano prendere due già durante il resto della partita. Però adesso non sto qui a fare una polemica sull'arbitro. Orsato non mi è mai piaciuto, non c'è una sola partita di Orsato in cui io sia stato in grado di dire
coscienziosamente ha fatto un arbitraggio preciso e puntuale, ma non lo considero un arbitro, diciamo, venduto, lo considero un arbitro con un metodo di giudizio abbastanza discutibile e tendenzialmente impreciso nella maggior parte delle occasioni. Quindi mi è anche dispiaciuto che abbia arbitrato questa partita, che era una partita fisica e per la quale ci serviva un arbitro un pochino appunto più presente nella situazione, che si facesse sentire di più anche con le sanzioni subito e non magari ammonendo Rugani per praticamente un fallo quasi inesistente, o comunque se era un fallo era un contrasto di gioco quasi senza alcuna veemenza, senza alcuna cattiveria. Invece appunto, vabbè, però ripeto, è inutile parlare adesso di questo, è inutile parlare del rigore possibile di Fazio su Mandzukic, nonostante poi i giornalisti, telecronaca in diretta, ne abbiamo detto di tutti i colori, no, ma Mandzukic inciampa, no, ma Mandzukic in realtà poi comunque Fazio non lo spinge, le solite chiacchiere, siamo abituati, ma questo è il contorno ad una situazione in cui la Juve è uno strapotere, la Juve è fortissima, è troppo più forte delle altre, perché semplicemente si mette lì e gioca a calcio, pensa a giocare a calcio. Le altre squadre che cosa fanno? Si mettono lì e pensano a protestare, pensano a parlare di alibi, il fatturato, mezzogiorno e mezza, il pallone, la Juve non ha fair play finanziario, gli arbitri, la Juventus, e così continuano a non capire il motivo per cui noi vinciamo, e questo è il motivo principale per cui continueremo a vincere. Adesso pronti per il primo trofeo stagionale e per l'ultimo obiettivo dell'anno solare 2016, un anno solare straordinario, 100 punti in campionato, grandissimo Massimiliano Allegri, e voglio ben vedere chi ancora rimpiange Conte e chi ancora dice che Allegri è un allenatore mediocre. Sempre forza Juve!